Primo pallone, come già detto, che verrà mosso in questo momento dalla formazione rossoblu dal termine del match contro la Camerasson. Nel frattempo blocca Putano e rimette in movimento di Oliveira. Spallata regolare di Grandinetti. Felipigno. Punta Tony Dandel, rientra sul mancino e calcia, pallone sul fondo. Canal. Va alla conclusione del Ferraro con l'aiuto del palo. Gran parata del 24. Primo squillo però anche per Mauro Canal. Dopo 8 minuti e 56. In anticipo anche su Del Ferraro, quindi Canal prova ad accelerare l'azione e andare da De Oliveira, ancora Mauro Canal, pallone che è terminato sul fondo. Fallo subito da Poti, punizione per il rossoblù e cartellino giallo per Denner. Punizione dunque per la Pirio Ossigeno Cosenza a battere Felipigno. Lunga rincorsa, conclusione, parata di Putano. Bruno Petri in surplus prova a puntare, conclusione che termina sul fondo. Difende a due linee il Pesaro, calcio a Poti, Putano in corner. Attento l'ex portiere della Luparense. Di Oliveira tocca per Canal che deliziosamente supera anche Del Ferraro, pallone che però non termina in porta. Felipigno. Parallela a cercare e trovare Grandinetti che libera il destro, Paraputano sulla ribattuta non arriva tornato. Ora Canal verso Denner. Pallone intercettato, poi calcia Canal, spera sul fondo. Andiamo a vedere quelli che sono i quintetti, da un lato Del Ferraro, Grandinetti, Poti, Felipigno, Bruno Petri, dall'altro Putano, Tony Dandel, Canal, Belloni, De Oliveira. È iniziata la ripresa, primo pallone mosso dall'Ital Service Pesaro che attacca da destra a sinistra. Del Ferraro, pallone per Bruno Petri, conclusione deviata in questa occasione da parte di Bavaresco, pallone che non è entrato, Putano l'ha tenuto buono sulla linea di porta, occasionissima però per il rossoblù. Recupera l'Ital Service, Denner, adesso ci prova la formazione di Fausto Scarpitti, calcia Denner, para Del Ferraro. Putano con le mani fuori aria, secondo il direttore, secondo il pubblico del Palacosenza, calcio invece Tony Dandel che porta in vantaggio l'Ital Service Pesaro. Come cambiano le partite in una sola azione, e in vantaggio la formazione di Scarpitti. Segna Felipe Tony Dandel al minuto numero 5 e 28 della ripresa. Fallo laterale già battuto, Grandinetti va da Del Ferraro, pressione su di lui, quindi rimane libero Felipigno. Palla sul secondo palo per Pagliuso che spaccata non arriva. Arrabbiatissimo però Davide Putano con la propria retroguardia. Del Ferraro intercetta Canal, poi di Oliveira, sta arrivando Canal al rimorchio, calcia, ha raddoppiato l'Ital Service Pesaro con il gol di Mauro Canal su assist dell'amico di sempre Julio De Oliveira, 2-0. E time out chiesto da coach Tuoto. Pallone fuori per De Oliveira, addosso a Bruno Petri, occhio al potenziale contropiede, Felipigno verso Bruno, calcia la gran parata di Putano che la toglie dall'angolino, determinante il numero 37 dell'Ital Service Pesaro. Pallone dentro, Poti non riesce a calciare, poi Fanelli al volo, pallone sul fondo. Grandinetti calcia, Putano in corner. Bavaresco per Bruno Petri, conclusione ribattuta due volte e poi la deviazione di Pagliuso. Anche sfortunata qui la Pirio Ossigeno Cosenza. Grandinetti bene su De Oliveira in chiusura, poi Pagliuso calcia con deviazione, Putano ancora decisivo. Poti lascia lì per Grandinetti, poi Bruno Petri ha spazio per calciare, Bavaresco dentro per Poti, deviazione fenomenale di Vavà che salva il risultato. Ultima azione del match, Bruno Petri per Felipigno, conclusione ancora Putano, ma finisce qui il match. L'Ital Service Pesaro espugna il Palacosenza, lo fa con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Tony Dandel e Mauro Canal, e segna più 3 in classifica
rammarico per la Pirossigeno Cosenza che non concretizza nel primo tempo e paga nella ripresa. Termina dunque 2-0 a favore degli ospiti. A tra poco per le interviste post partita.